Grazie Cataldo. Allora, saluto a tutti che stanno seguendo questa trasmissione in diretta e voglio portarvi questa sera a considerare, prima di tutto, Geremia capitolo 1, versetti 11 e 12. Il titolo del messaggio è semplice: Dio vigila sulla sua parola. Quindi leggo insieme a voi. Geremia 1, versetto 11 e 12. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Geremia, che cosa vedi? Io risposi: vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi disse: hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Molto importante considerare che il Signore ha parlato, il Signore si è rivelato per mezzo della parola, il Signore al popolo di Israele ha dato la sua parola in diversi tempi, usando diversi uomini, diversi metodi per rivelare il suo piano di redenzione, per rivelare le sue opere, ma anche per dare al popolo di Israele i suoi comandamenti. Quindi per insegnargli come essere il suo popolo, come vivere con lui, come vivere in famiglia, come vivere con gli altri. Quindi Dio ha parlato. In questo caso, di quello che abbiamo letto in Geremia, Dio sta chiamando Geremia al ministero profetico e lo sta incaricando per un compito molto arduo. Geremia dovrà portare la parola del Signore al popolo della Giudea e di Gerusalemme per l'ultimo periodo di tempo dal 626 avanti Cristo fino al 586, la distruzione del Tempio di Gerusalemme e il popolo sopravvissuto esiliato, mandato via, portato via in Babilonia. Poi lui continuò a profetizzare per qualche anno ancora. Quindi è una parte della parola di Dio che forse è non molto piacevole, ma comunque Dio che è sovrano, che regna sul suo popolo, è Dio che regna su tutti i popoli, su tutta la terra, su tutto il creato, ha l'autorità di anche preannunciare e poi adoperare i suoi giudizi. In questo caso si sta preparando il popolo per il suo giudizio. Quindi questa sera voglio chiedervi di considerare questo, perché abbiamo spesso la tendenza di prendere una parte della parola di Dio, quella che ci piace più o quella che sembra incontrare più il nostro bisogno immediato senza considerare il significato più largo, sempre riguardo a quello che Dio rivela, quello che Dio intende fare. Quindi lui usa qui l'esempio di un ramo di mandorlo che nel ebraico l'albero mandorlo. E la parola ebraico è simile alla parola di vigilare o rimanere sveglio e guardare con attenzione. Quindi lui sta dicendo come il ramo indica quando inizia di sbocciare i fiori, indica che la primavera è vicina e così il ramo e l'albero di mandorlo veglia sull'arrivo della primavera, così il Signore veglia e vigila sulla sua parola con tutta l'intenzione di portarlo a effetto. Quindi questo è applicabile alle promesse del Signore di perdono, di guarigione, di salvezza, di liberazioni, di benedizioni nella vita personale o in famiglia, nella coppia e poi tra tutti i credenti, nella comunità dei credenti. Questa è una parola molto importante per noi, non ci aiuta a rimanere stabili attraverso tutte le tempeste, anche
l'attuale situazione del Covid, le situazioni del vaccino e il Green Pass e gli obblighi, sta creando parecchie tensioni, parecchi problemi anche nel campo di lavoro. Quindi, però noi abbiamo una parola certa sul quale possiamo abbassare la nostra vita e darci indicazioni. Quindi il Signore anche ha rivelato che la sua parola è veramente la luce che guida i nostri passi, che illumina la nostra mente quando dobbiamo fare decisioni, che ci indica e ci fa discernere tra il bene e il male, quindi ci aiuta a vincere il male e le tentazioni. La sua parola è un dono prezioso e di sapere che lui stesso che dà la parola vigila sulla parola. Quindi noi possiamo avere fiducia. Nel stesso contesto voglio leggere insieme a voi in Isaia capitolo 55. Isaia 55, iniziamo con il versetto 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lascia l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Nel contesto del capitolo 55 è l'annuncio della salvezza, della liberazione, del ritorno al Signore per essere di nuovo benedetto dal Signore. Il capitolo 55 logicamente segue il 53 e il 54. Nel 53 abbiamo l'annuncio del Messia che deve venire e come lui dovrà soffrire e morire, morire carico dei peccati, l'iniquità, le malattie e l'infermità, tutto quello che l'essere umano, gli esseri umani, prima di tutto in Israele e poi tra le nazioni. Quindi lui si è caricato con le nostre colpe e ha dato la sua vita per espiare, rimuovere le nostre colpe affinché Dio poteva concederci perdono ed riconciliazione ed restaurare con noi il rapporto, prima di tutto con Israele, con il suo popolo scelto, con la Giudea, i giudei, con Gerusalemme, ed in seguito, per mezzo di loro, l'annuncio a tutte le nazioni e popoli che continuano ad spargersi anche nei nostri giorni. Capitolo 54 introduce un'altra figura, Gerusalemme come sposa, come donna, che poi viene chiamata dal Signore da un tempo di sofferenza, di ripudio, di infertilità, di sterilità. E il Signore dice alla città di Gerusalemme di allargarsi, di prepararsi perché avrà una grande raccolta di figli, tanti figli. La prima applicazione è tanti figli di Israele, quindi mandati via in esilio, saranno riportati sulla terra. E quella è stata parzialmente compiuta nel 538 in poi, però ora è in fase di adempimento molto maggiore. E quindi in questa sezione abbiamo le promesse del Signore, del Messia e del frutto della sua redenzione.
ed Israele, Gerusalemme, prima sarà restaurata e benedetta, e molti verranno alla fede, molti ritorneranno al Signore, molti riceveranno il suo perdono, molti avranno un cambiamento di cuore e un cambiamento di modo di vivere. Le loro vie cambieranno, sceglieranno di seguire le vie del Signore. Ed è questo che ci introduce nel capitolo 55, dove c'è un invito all'inizio che dice: o voi tutti che siete assetate, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Quindi un invito al popolo di Israele di ritornare al Signore, alla sua benedizione, alla vita come Dio intendeva dargli quando li ha chiamati fuori dall'Egitto, attraverso il deserto e poi nella terra promessa. Che stavano in questo tempo perdendo già il possesso, l'abitazione nella terra di Canaan, che ora era la terra di Israele, per la loro disubbidienza, per l'idolatria, per l'ingiustizia sociale operata tra di loro, stavano perdendo già una parte del popolo era distrutta e una parte portata via, ora tra poco l'altra parte, quella di della Giudea, di Gerusalemme, sarebbe stato mandato via dalla terra, disperso tra i popoli e le nazioni, quello che è successo di nuovo nell'anno 70 della nostra epoca. Una piccola parte, un residuo, è stato mandato via a dimorare e soffrire tra le nazioni e purtroppo maltrattato fino anche dei cristiani. Fino al secolo scorso, quando poi Dio gli concesse di ritornare, e Dio sta operando per portare sempre più dei sopravvissuti, di quelli dell'esilio, quelli della diaspora degli ebrei. Ma in mezzo a questo qui troviamo queste parole che abbiamo letto insieme: cercate il Signore. Quindi questo si rivolge prima di tutto a loro, ma è una parola che voi per mezzo di loro vieni rivolta a noi, cerchiamo il Signore. Egli è lento all'ira, lui è pronto di perdonare. Infatti qui il profeta, ripetendo un po' le caratteristiche del Signore, come Dio si è rivelato a Mosè in Esodo capitolo 34, lui dice: Dio, il nostro Signore, non si stanca di perdonare. È pronto, è disponibile, ci conosce. Però noi dobbiamo essere sinceri, fare sul serio, perché poi segui che l'empio lascia la sua via e si ravvede, che fa un cambiamento, un giro di 180 gradi. E in questo tempo di grandi confusioni è una parola importante che ci riconosciamo, che il Signore ci sta chiamando come il Signore sta chiamando a moltitudini di persone. L'Evangelo, nonostante il Covid, sta andando ed è annunciato tra le nazioni, in modo particolare laddove non è più possibile in presenza con la tecnologia come questa sera, molti vengono raggiunti con la parola. Ma questa parola è quella parola su quale Dio vigila. Non soltanto la promessa di perdono, riconciliazioni, vita nuova, nuova via, un nuovo modo di vivere secondo i comandamenti del Signore e con le sue benedizioni, l'adempimento delle sue promesse. Dio vigila su tutto, i comandamenti, le sue promesse, come lui ha vigilato e vigila tuttora i patti che ha fatto con Abramo, ripetuto con Isacco e Giacobbe, e il patto che ha fatto con tutto il popolo di Israele sul monte Sinai, e il patto che lui ha fatto più tardi con Davide e la sua discendenza, che ha il suo pieno adempimento in Cristo Gesù, figlio di Davide, che regna ora in cielo nella gloria e ritornerà e regnerà sulla terra, in Gerusalemme, su Israele e su tutte le nazioni.
Dio vigila sulla sua parola. A te e a me, a noi, vieni data la possibilità di entrare in quello che Dio ha predisposto per noi. Ma l'ingresso è sempre umiliandoci, riconoscendo nostri errori, nostre colpe, e confidando nella potenza del suo sacrificio in Cristo Gesù, arrendendo la nostra vita nelle sue mani e riconoscendo che la nostra vita è stata piena di ingiustizia, ma ora Lui vuole darci, imputarci la sua giustizia, quella che Gesù ha vissuto ed è stato ed è per noi. Quindi noi abbiamo questa grande opportunità che il Signore ci sta dando, per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per i nostri vicini di casa, per i nostri colleghi al lavoro, per i nostri amici, per altre persone dove viviamo, di rientrare nel piano meraviglioso del Signore, la sua redenzione, di entrare nel suo regno e sottometterci al Re Gesù, alla sua sovranità. Questa è la chiamata del Signore. Ed questo è sicuro, come noi tutti possiamo vedere che la neve scende sulle montagne, sulla terra, l'acqua della pioggia, nelle stagioni, ed ora siamo entrati nella stagione delle piogge. E già la neve scende, Etna in Sicilia è ricoperta di neve, altre parti anche nelle Alpi sono ricoperte di neve. È la benedizione del Signore, è la benedizione del Signore. E annaffia la terra, la rende feconda, dà la capacità alla terra di riprodurre per un altro anno. Avremo un'altra raccolta perché Dio vigila sul creato. Pensate, cari che mi ascoltate, intorno a noi chi vive in campagna vede l'abbondanza della vendemmia, tra poco l'abbondanza degli ulivi che saranno raccolta, l'abbondanza delle castagne che stanno cadendo a terra ora. Cioè, notate che benché ci sono agricoltori che fanno una parte, tutto il processo di riprodurre non dipende dalla bravura degli agricoltori, ma dipende interamente sul Signore che vigila, garantisce, fa continuare. La terra produce, gli alberi, le piante producono, gli animali crescono, diventano cibo, nostra vita è sicura nelle sue mani. Nel tutto il senso fisico, alimentare, e se ci fosse giustizia tra di noi, come Dio intende, ne avremmo una vita di abbondanza in ogni cosa e non ci sarebbero poveri, disagiati, abbandonati, e per l'ingiustizia degli uomini che purtroppo nella società, a volte l'incapacità di chi governa o chi amministra, spesso per la corruzione, e via di seguito. E quindi c'è la chiamata del Signore e noi vediamo che il Signore vigila, ti conosce, mi conosce, vigila anche su di noi, giorno e notte. Lui sa tutte le opportunità che noi abbiamo, lui sa come noi cogliamo le opportunità, lui sa come noi reagiamo. Il Signore conosce le nostre azioni, conosce anche i motivi dei nostri cuori. Il Signore è buono, misericordioso e ci chiama. Ci chiama prima di tutto per salvare, per benedirci. Ci chiama per insegnarci e potenziarci ad essere suoi discepoli e ci chiama ad essere suoi emissari, quelli che portano la buona notizia agli altri. Il Signore ha un grande disegno per Israele, per le nazioni, per i popoli. Tu
sei chiamato a partecipare pienamente. Non so a che punto tu sei con la tua relazione personale col Signore, ma sappi questo, che il Signore che ti chiama a sé è colui che vigila, veglia e sveglio, non dorme e non ti abbandona mai. E lui ti chiama a controcambiare quello che lui è per te, diventi tu per lui. Disponi la tua vita al Signore, offri a lui quello che tu puoi fare nel suo nome. Impegna il tuo tempo, le tue risorse ed anche le opportunità che il Signore ti dà. Qui il capitolo finisce con queste parole: sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotte in pace. I monti, i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi, tutti gli alberi della campagna batteranno le mani nel luogo del pruno, si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. Il Signore dà ad Isaia di preannunciare il ritorno, quando il Signore avrà riportato, ancora in questo momento storico, ancora una parte sarà disperso lontano di Israele, dalla Giudea e di Gerusalemme. Gerusalemme sarà distrutta. Tutti i paesi, le città fortificate saranno distrutte. Un piccolo residuo rimarrà in quella terra, i più poveri. Ed anche una parte di quelli poi, per troppo, per grandi errori tra loro stessi, vengono portati via in Egitto e dove andavano a morire, fino anche lo stesso profeta Geremia. Isaia muore ucciso dai suoi fratelli proprio in Israele, a Gerusalemme. Ma il Signore annuncia: verrà il giorno che voi partirete dai luoghi del vostro esilio e sarete riportati, e la gioia sarà così grande per voi che il creato, la terra, le montagne, gli alberi gioiranno. E questo è un anticipo per il momento quando il Signore farà tutto nuovo. Restaurerà anche la natura, la creazione, ed è tutto dovuto al suo piano meraviglioso. Lui l'ha detto, lui la farà. È certo, perché lui veglia e vigila sulla sua parola per portarlo in effetto, per adempierlo. Quindi, sicuramente ognuno di noi abbiamo ricevuto dal Signore diverse parole, a volte versetti della Bibbia, a volte una profezia, a volte un incoraggiamento di qualcuno, a volte una circostanza che ci ha indicato che il Signore stava operando a nostro favore in una situazione nostra. Sappi che qualunque parola che tu abbia ricevuto, che ancora non hai avuto l'adempimento, sappi che la parola del Signore è sicura. Quello che Lui ha detto lo farà. Ma non limitarlo nella tua vita soltanto e nella situazione della tua famiglia o della tua comunità. Vedete ora in senso più largo, più distante, anche verso il prossimo futuro. Tutto quello che il Signore ha già detto che farà per Israele, per il ritorno alla terra di Israele, ritorno poi alla fede in Dio, ritorno poi finalmente a riconoscere Yeshua HaMashiach, il Signore Salvatore Gesù, il nostro Cristo, il nostro unto servitore che Dio ha dato per noi. Quello che Dio sta facendo e farà tra le nazioni e i popoli. Quello che Dio farà nella Chiesa, attraverso la Chiesa e per la Chiesa. Tutto quello che il Signore sta facendo è tutto
sicuro. Dobbiamo avere saggezza di pazientare e guardare Dio all'opera. Dobbiamo avere disponibilità e consacrazione di partecipare a quello che Lui sta facendo, facendo noi la parte che Lui ci affida. Dobbiamo guardare nella Sua parola e continuare di nutrirci con la visione di quello che il Signore intende compiere per il Suo regno, per la Sua gloria e per la Sua eternità. Che il Signore possa confermare la Sua parola nella tua vita, che il Signore possa vivificare la fede e la tua rivelazione, la luce che hai ricevuto nella parola sua scritta, nella parola pronunciata a te e a voi, e che voi potete ricevere dal Signore, vivere dal Signore gli adempimenti di quello che Lui intende fare. Dai la gloria al Signore, riconosci Lui in ogni tua via ed loda Lui, ringrazialo perché ne è degno di tutta la nostra lode e adorazione. Il Signore Gesù vi benedica. Amen.